Dunque, nel programma che abbiamo come primo punto è quello di semplificare e incentivare. Semplificare tutte quelle pratiche burocratiche, le procedure che ingessano le imprese, le famiglie e gli operatori più piccoli, penso al piccolo artigianato e al piccolo comune. Quindi la semplificazione è sicuramente una chiave di volta per il rilancio di questa città. E poi gli incentivi per quanto riguarda appunto le imprese ad assumere, ma per assumere bisogna dare anche occasioni di lavoro. Il comune non crea lavoro, però ha delle leve per creare occasioni di lavoro. E le occasioni di lavoro si possono trovare sicuramente in alcuni settori. Allora, ovviamente il porto, pensare che il porto sia qualcosa di staccato dalla città, come spesso avviene, è assolutamente inimmaginabile, e rispetto al porto però il collegamento con la città, e allora il collegamento con i turismi, la cultura, una città che si reinventa e si presenta con un'immagine più bella, accogliente, con dei servizi eccetera, e che valorizza il piccolo commercio in rapporto ad esempio al crocierismo. L'altra leva è quella della riqualificazione dei quartieri. I quartieri hanno necessità, un pochino tutti, chi più chi meno, di essere rilanciati da tanti punti di vista, con un circolo virtuoso che possiamo ottenere, cioè mentre si riqualifica, si riutilizzano, si riusano gli spazi, riqualificano gli immobili, si dà lavoro alle imprese, allo stesso tempo però si crea maggiore vivibilità nei quartieri, e allo stesso tempo si possono poi dare vita a una serie di eventi che vivacizzino i quartieri, la città eccetera. Insomma, un insieme di proposte, un mix di proposte che insieme possono creare lavoro. Non c'è una leva da sola, ma in contemporanea bisogna farle viaggiare tutte insieme. Grazie.